Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndreLink91 in questo nuovo episodio di Snack World. È un po' che l'ho tenuto in sospeso, quindi direi di cominciare subitissimo con la missione che ci attende tra le principali, ovvero la bella app isolata. Dobbiamo trovare la principessa della foresta. Ho potenziato il personaggio di un altro livello perché ci voleva. Siamo anche in compagnia di Peter Pancake, che ci aiuterà in questa impresa perché lui conosce la foresta come le sue tasche, mentre noi no. La foresta nera, Black Forest, che tra l'altro è una torta, ovviamente, dato che il gioco si chiama Snack World e ci sono riferimenti ogni dove a torte, dolci e quant'altro. Beh, la principessa vive nei meandri più profondi della foresta. Sì, ho premuto ZL. Vabbè, tanto ci servirà un potenziamento piccolino, no? Purtroppo ragazzi i tasti sono molto vicini e quindi uno può capitare che premendo L per andare avanti si sbaglia e preme ZL. Ad ogni modo non... eccolo va. Cambia arma, grazie. Ah ok, quindi con l'arco. Sì però grazie, se me li uccidete anche. No, 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 fermati, 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 fermati. Questo che arma vuole? La lancia? Non c'è problema. Sì, però perché mi punti gli altri? Mi punta gli altri, ragazzi, io non ci posso fare nulla. Se tu mi punti gli altri, amico mio, qua siamo punti da capo. Ci attaccano in branco, come sempre, anche se la sirena si stava facendo gli affari suoi e noi l'abbiamo brutalmente attaccata. Ok, qui c'è una cesta. Un po' contiene. Lancia? Vai! Vai! Spia! Perfetto. Oh, ah, quello sta con noi. Ma sto biscato strello. Crepi. Ecco, grazie. Allora, qui non c'era nulla, quindi possiamo... Oh, io la trappola, sì, quella l'avevo vista all'ultimo. Quando ormai era troppo tardi. Sì, vabbè, ma cos'è successo? Cioè, dal nulla arrivano le bombe fumogene? Cioè, non c'era niente. Allora, la visuale è molto fastidiosa a volte per capire come muoversi nei dungeon. Però vabbè ragazzi, dungeon crawler sono molto belli come giochi. Tipo se avete giocato, che so, Diablo, per esempio. Per esempio, a me Diablo non piace, però è un dungeon crawler. Oh, andiamo. Perfetto. Avrà sempre tre piani? Ah, Arena, la morte è in ascolto. Bello. Su, te ne vai. Grazie. Premo un po' il tesoro nascosto, grande. Sì, ovviamente anche come in Yo-Kai Watch, se appunto finisci la stanza segreta, poi ti ritrovi in quella nel piano successivo. Ok, ci vuole un altro interruttore, nonostante io abbia trovato la via. Dovrebbe essere sicuramente da queste parti. Perfetto, l'altro interruttore era in alto. Ora che l'abbiamo trovato possiamo andare al terzo piano. Eccolo qua. Vediamo un po' se c'è un altro piano da affrontare oppure se... No, dopo questo c'è il boss. Lo percepisco, lo sento nelle ossa. La principessa è vicina. Perfetto, allora andiamo. Dobbiamo affrontarla sicuramente. E abbiamo usato molto la spada e la lancia e il pugnale. Non la spada. Arco, pugnale e lancia. Io intanto preparo la lancia, non si sa mai. Poi tanto me lo dice il gioco qual è più efficace. Quello sarebbe il boss. Ma le ho fatto qualcosa? Sì, in effetti sta... è andata. Questo era il boss, sul serio? Aumento di livello, vieni qui. Eccolo qua, è andato. Finito? Così facile? Va bene che ho fatto l'attacco pesante all'inizio, ma non me l'aspettavo davvero così facile. Non ho perso neanche un punto salute. Livello 22. Sono salito di livello dopo aver sconfitto un altro di quei funghetti. Però, ok. Biancavena. Si chiamava il boss. Abbiamo raccolto un bel po' di grana.
Io non posso finire così l'episodio, però devo fare qualcos'altro. Perché praticamente non ho fatto nulla. Vabbè, poi vediamo qualcosina da fare, ci starà. Come può essere? È così antica. Non lo sapevi? Cosa? Ma certo che lo sapevo. È un'indovina, l'oracolo della foresta. C'è una cosa che devo chiederle subito. Spiacente. La principessa dorme ancora, perciò in questo momento non può prevedere nulla. Cosa? La baronda del combattimento non l'ha svegliata? Ma non ci ha appena attaccati? Sì, la principessa può fare tutto ciò che vuole nel sonno. Usa sonnolalia come in Pokémon. Ma questo significa... Come faccio a sapere cosa portarle? Che cosa vuole, Kirby Specialis? Mi serve il regalo perfetto per la mia sorella Specialis preferita. Beh... È sveglia! No, no, è decisamente addormentata, ma deve essere un sonno leggero. Donne del suo calibro desiderano oggetti fascini, accessori. Questo genere di cose la renderà felice. Ah, ma certo, e tipo cosa? Cosa vuoi? Guarda il suo post nel blog, no? D'accordo. Sì, sto arrivando, mio specialissimo! Forte. Certo. E tu hai intenzione di seguirlo? Devo. In tal caso, prova con la piazza di fronte alla boutique. Le specialist tengono un sacco di show là. Ok. Eccolo qui. Salve. Sono qui per conoscere l'evento e piacere di conoscerti. Yoroshiku negashimasu. Kerry! Ranger Pancake, sei tornato a guardare lo show anche oggi? Ma certamente, non me ne sono perso neanche uno finora. Grazie mille, baci specialis! Ah, tipo quando fanno le maid che fanno... Tipo le maid nei maid caffè, ok. Che stai facendo? Cosa? Cosa? Non lo sai? È l'ultimo membro entrato a far parte della famosissima band delle sorelle Specialis. Kirri Specialis! All'inizio non ce l'aveva fatta, ma poi un'altra si è ritirata e il resto è storia. Lei è la mia preferita. Io? Wow, grazie. Davvero? Grandioso! Io non è che sono un fan dei gruppi idol, però insomma mi sono un pochino informato riguardo alcuni. Tipo, mi piacevano un sacco le Beriscobo perché facevano le ending di Inazuma Eleven. Oppure le AKB48 più che altro per quanto riguarda Yo-Kai Watch, ma le conoscevo già anche prima. Cute, le Hello Morning. Ce ne sarebbero un altro paio, ma non ricordo proprio i nomi ora. Curry, oggi ti ho portato un regalo? Non ci crede per me? Credici invece, è un fermaglio di legno di Chloris. Wow, mi piace un sacco! È così bello, ma sei sicuro? Sicuro come che i pancake si fanno con le uova? Quando lo indosserai ti sentirai 100 volte più coraggiosa del solito. Con quel fermaglio seguirai la performance migliore della tua vita. Con quella cosa. Davvero? Un momento, cosa? Non ci... Ok. Sì, non devi far altro che crederci e ti sentirai più coraggiosa che mai. So che puoi farcela, Kerry. Ok, Ranger, ce la farò. Cos'è quella faccia? C'è qualcosa che mi vuoi dire? Sei un vero nerd delle sorelle Specialis? Sei un vero nerd dei personaggi famosi? Ma delle sorelle Specialis? Ritira subito quel che hai detto, non sono un nerd! Io sono un super nerd! Ah, ok. Sicuramente in giapponese era otaku. Ma otaku è stato in modo dispregiativo, quindi... Non definitevi otaku, perché sentendo parlare alcuni alle fiere dicono: ah, io sono un vero otaku di qua, di là, un altro, oppure io sono, mi definisco un otaku. No, otaku è un termine brutto in Giappone, quindi non usatelo. Ciao, sono Kerry Specialis delle sorelle Specialis, baci Specialis. Ogni tanto organizziamo degli eventi, piacere di conoscerti per i fan, ma devi avere un biglietto per poter partecipare. Mi piacerebbe tanto se venissi. Ok, è la mia catchphrase. Catchword, visto che è una parola sola. Ti aspetto. Anche tu ora sei un fan di Kerry, eh?
Puoi trovare biglietti piacere di conoscerti nei dungeon e in posti del genere. Non chiedermi perché. In effetti non è normale. Ok, avevo promesso che ti avrei portato delle banshee e il maestro del bosco mantiene sempre le sue promesse. Ma ad una condizione. Devi chiamarmi Ranger Pancake mentre siamo nella foresta. Certo, Peter, che nerd. D'accordo, Ranger Pancake. Beh, non siamo nella foresta, quindi certo, Peter. Ranger, non Peter, Ranger Pancake! Se non mi chiami Ranger, per me non sei nessuno! Stai calmo però, non siamo nella foresta. Ok, fantastico, andiamo! Alla foresta pera... No, ho sbagliato. Alla foresta fiera... No... La foresta nera, giusto? Non stare mai dietro di me. Succedono cose. Sorella Specialis, sinceramente non è che mi interessino molto. Hai 8 biglietti piacere di conoscerti. Vuoi stringermi la mano? Ok. Piacere di conoscerti, credo. Ci siamo già incontrati? Ad ogni modo, grazie di aver fatto la fila per conoscermi. Le sorelle Specialis apprezzano davvero tanto il sostegno dei loro fan. Baci Specialis! Oh, quasi dimenticavo! Sto distribuendo regali ai miei fan in segno di ringraziamento per partecipare ai miei eventi Piacere di conoscerti. Non è molto, ma tieni. Cartone di succo magico. Un cartone di succo magico. Proprio la parola. Proprio un cartone. Grazie ancora del tuo sostegno così profondo dalle sorelle Specialis. Ma quindi posso farlo quante volte voglio? Cioè sì, c'hanno le frasi preparate in realtà. Tutte le idol quando fanno i meeting c'hanno tutte le frasi preparate purtroppo. È una formalità che devono comunque rispettare. Ma le altre per esempio? No, le altre mi sa di no. Ma scusami, con lei mi dici di andare in fondo alla fila e con lei no? Ma perché? Che poi lei, poverina, non se la fila nessuno, a parte Peter Pancake. Ho delle carte di Melonia. Facendo appunto le carte di Melonia, vendendole, ti danno dei punti fedeltà. O sorbetto, in realtà. Si chiamano qui. Quei punti sorbetto puoi comprare anche delle stelle esperienza. Io ora ne accumulo un po'. Ci sono anche materiali. Sangue del diavolo. Proviene da un demone con il cuore buono che piange disperato. Bello. Sì, può fare un po' di chiaroveggenza al giorno e ti dà qualche oggetto. Vediamo un po' che ci dà oggi. Ecco qua, un bel po' di roba ragazzi, Comunque sì, alla fine abbiamo fatto un bel po' di cosette poi anche con le sorelle Specialis. Nel prossimo invece, vediamo un po' cosa c'è da fare. Segreti tra sorelle. Oh, le Banshee, interessante. Scudo germoglio. Occhio agli attacchi combo del doppio boss. Questo sarà una chiavica. Livello missione 20. Va bene Cuggi, come sempre io vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye. Yeah.